Muoi Vietnam. Ti ricordi il film, quello, come dice il presidente della Sampdoria, ti ricordi quel film? Anyway, dai, fammi andare veloce. Perché il pinguino è il mio animale totem? Tanti anni, fino agli anni 80, non avevo cominciato uno studio esoterico. Oddio, la mia iniziazione, auto-iniziazione, come vi dicevo, la connessione, cose, ma non la connettevo con gli studi esoterici, le cose, assolutamente. Ne sapevo poco. Delle informazioni proprio, dei libri. Quindi, ora, quello che vi racconto, ogni cosa che io vi racconto, non la dovete perché istintivamente voi simulate quello che vi racconto, che vi succede a voi e lo immedesimate automaticamente. No, perché quello che succede a me è visto all'unisono tutto il resto e quindi ogni cosa acquista una valenza paurosamente diversa perché si va a combaciare e forma una cosa, mi raccomando. Quindi, insomma, c'avevo il portafoglio mio non ci può mettere mano mai nessuno, specie a quei tempi, ma pure mo'. Io ho tutti i foglietti, ho tutte cose proprio come una seconda pelle. Non vado a puttane, nel senso che mi addormento, che qualcuno mi ha messo qualcosa, ma non esiste. Comunque, io a quel tempo lo portavo dietro, quindi si schiacciava, dopo un po' di anni tutto mezzo cosmo lo ricomprai. Me lo ricomprai, stavo a casa, svuotai tutto per sostituirlo con quello nuovo, lo buttavo quello, quando andavo a vedere, giù sotto c'è un filo, uno spago, una cordicina proprio, così. Sai lo spago quello da cucina che si fa i girelli, una volta, la gente manco lo usando più, però quello lì, proprio naturale, è una medaglietta, sai, identica, spesso a quelle che danno nei santuari, quelle con i santini, quella ovale, piccolina così, come un'unghia. Capito che c'è il santino, però là non c'era il santino, c'era scolpito proprio, raffigurato, non a colori, proprio con quello grigio, latta. Un pinguino imperatore contornato di tutte stelline a 5 punte, scolpito nel grigio, non era colorato, e dietro niente. Oddio, andai da mia mamma e disse: oh, mamma, che cazzo? Quella mamma ha messo qualcosa tipo questo, mia mamma deve essere che crede a queste cose, tipo malocchio, queste cose. Non che non sia vero, però a livello, come si dice, popolano. Quindi disse: oh, mamma, ma che sei scemo, che cazzo, un pinguino? A parte da dove cavolo, chi cavolo stampa queste cose? Poi tra parentesi, tra le tante tante cose che lessi, dopo, mentre leggevo tutt'altro, non c'entrava niente, lessi che il filo, quello spago da cucina e la latta sono i due materiali più facili per fare il teletrasporto. Ma dici, ma non è vero, però a me dopo, vedi, come vi dicevo prima, non, lo dovete, non è che a me dopo mi si combacia con tutte queste cose, uno non gli dice niente. Anyway, porca miseria, che cazzo è una cosa demoniaca, pensai quando non sapevo che dovevo fare, ma lo vado a, lo sotterrai sotto un palmo di terra, mo fermati, pensavo che era una cosa così, sai, ripeto, vabbè, con gli anni, quando poi col tempo sono entrato dentro tutti certi discorsi iniziatici. E me lo fece notare pure quando stavo nel deserto con i tuareg, gli sciamani, perché ne parlai molto di queste cose. Vabbè, questo è un altro discorso, non lo tiro fuori per niente. Oddio, no, adesso. Pinguino, che chiede? Poi, capì che mi si stava associando al pinguino. Il pinguino è un animale che non avevo mai considerato. E comincio una cerca. Perché a quel punto, come lì a Matrix, segui il coniglio, ma non perché io sapevo quello, Matrix manco l'avevo visto, manco ero uscito lì tempo. Per dire più o meno la stessa cosa, segui il pinguino, e io, come se, mi si appacciavano le cose, le luci, no? A un certo punto ci andava di moda una giacca tanti anni fa, Petù, che c'ha tre, ha messi a triangolo tre cerchi rossi, costava un sacco di soldi, una ditta. E c'aveva qua il simbolo che poi è quello che c'ho io, che c'ho io nel primo recensione del libro, messo a rovescio, intendete? Quello è il simbolo dell'Antartico, ma io non lo sapevo. Vedevo le pubblicità sul giornale, porca miseria, e dicevo, perché seguivo, perché dovevo seguire per cercare un input, una direzione col pinguino. E quindi quando vidi quello, porca miseria,
Più che altro c'era la scrittina sotto che non riuscivo a leggere con la lente di ingrandimento. Addirittura ai tempi, i primi tempi, la rete, le cose, volevo contattare la ditta, insomma, niente, niente, niente. A un certo punto, non mi ricordo come, riesce un'altra pubblicità, si comincia a leggere meglio e alla fine scopro che c'era scritto Search and Discovery. Porca miseria, dissi. Porca miseria. Adesso un messaggio, primo. Cerca e scopri. Cerca e scopri, vabbè, continuo col pinguino qua e là, tutte storie. La prima cosa è che il pinguino imperatore vive solo in Antartide. Quindi è lì che mi si stava facendo vedere. La prima cosa. Un'altra cosa che scovai, addirittura me lo ritagliai, me lo attaccai qua, se lo ritrovo. Se lo ritrovo, scusate, oh, cavolo. Ah, ecco, i pinguini possono rimanere in mare per mesi in condizione di oscurità quasi totale e poi ritrovare infallibilmente la via del ritorno. Anyway. Poi pensavo, ma che sia il pinguino? Il pinguino è mezzo uomo e mezzo uccello, cioè cammina come un uomo, da lontano sembra un uomo, ma come Horus, colui che sarà. Nuota in acqua in modo che cammina pure con la terra come un uomo, ma non vola, non vola, un uccello che non vola. Non vola perché la condizione umana non riesce, gli blocca certe cose. Un'aeronautica, allievi una volta in accademia, si chiamavano, gli allievi si chiamavano i pinguini, proprio perché poi col corso diventavano aquile e potevano volare, perché il pinguino non può volare. Ogni volta che io vedo un pinguino, anche adesso, magari un camion che ha, sai, quei furgoni, aggiusta le aree condizionate, metti solo il coso pinguino, per dire, no, i gelati, come vedo qualcosa, da comunque un pinguino, a me mi va tutto bene, tutto la giornata intera. Lo scopo di. Anyway. E questi sono passati tanti, tanti anni, decenni. Decenni, quindi è sempre più forte il legame. Ah, poi lì a Fight, poi vedi il film Fight Club, che pure lì c'aveva il pinguino, un animale totem. E poi faccio la ricerca in rete, tutt'oggi non ti esce niente. Il gufo significa quello, quello significa quello, quello significa quello. Quindi il pinguino non è che mi piace, a prescindere da mi piace, per me è l'animale più bello, più, per me sono proprio affascinato, è l'uccello in generale, l'aquila, ma il corvo mi piace, qua li vedo grigi, sono di un'intelligenza, io qua me li studio, una cosa paurosa, il mio sogno, sai qual è? Veramente, non della vita proprio, riuscire a trovarlo uno in un nido piccolo. Me lo allevo, però me lo allevo fuori, che vola, torna. C'è uno a fianco a casa mia, ogni giorno, siccome passo con i cani. Ogni giorno lui torna alle 6 dal lavoro, alle 6 e 1, quello sa l'ora, arriva sto corvo, si piazza sopra la casa, questa qua la casa soppunto, si piazza là, e lui perché gli va a mettere sempre le noci rotte là davanti. Appena gliele mette, ritorna, adesso le va a mangiare, sempre puntuale. Ecco, bisogna avere un rapporto così con un corvo. Magari più in, però sempre lui libero e in connesso. Quindi niente, questo è sicuramente mi scordo tantissimo. Pinguino. Neuschwabenland, appunto, il simbolo di Neuschwabenland. Si legge? Neuschwabenland. È il simbolo pure operazione nazista in Antartide. Ok ragazzi, chiudo qua, see you later, alligator.